Sono Moby e Toscana di Navigazione, le due concorrenti ufficiali al bando di privatizzazione della compagnia Toremar di proprietà della Regione. Questa mattina, nella sede della Regione Toscana, la presenza dei rappresentanti delle due società interessate è avvenuta l'apertura delle buste contenenti i documenti comprovanti i requisiti per la partecipazione al bando, i requisiti tecnici richiesti dal bando e l'offerta di ciascun acquirente. I contenuti non sono stati resi pubblici, ma sono stati vistati e consegnati segretati alla commissione che dovrà esaminarli, valutarli ed attribuire un punteggio fino ad un massimo di 70 punti assegnato in base ai servizi offerti ed al ribasso praticato rispetto ai parametri economici fissati dalla Regione. Presenti per Moby il comandante d'armamento Giuseppe Savarese e l'avvocato Silvia Pisante, per Toscana di Navigazione l'avvocato livornese Andrea Morini. La nostra offerta, la documentazione prodotta è stata valutata come regolare, quindi è stata aperta l'offerta tecnica anch'essa considerata regolare, quindi stiamo aspettando le valutazioni finali da parte della Commissione. Ecco, come cambia il futuro del trasporto marittimo tra la Toscana e le isole? In realtà non dovrebbe cambiare, anzi dovrebbe migliorare, perché in base a quel che è stato scritto nel data room della Regione Toscana si spera e si deve fare un ammodernamento del naviglio. Nelle prossime 3 anni ci dovrebbero essere almeno 3 navi che più nuove di quelle attuali. Se non ci saranno imprevisti nel lavoro della commissione, è possibile una riconvocazione dei partecipanti entro 7-10 giorni da oggi, quindi prima di Pasqua potrebbe essere aggiudicata provvisoriamente la gara. A margine della procedura di questa mattina si sono sapute alcune indiscrezioni legate al ritiro della terza pretendente, la società Pi Greco, che non avrebbe presentato la fideiussione richiesta dalla Regione Toscana in quanto creditrice da altro ente pubblico che non avrebbe fatto fronte agli impegni assunti.